Domani alle 15, gara numero 17 della stagione di Serie B di calcio a 5 a San Giovanni Ecolcus Pisa. Non ci sono scusanti in casa azzurra, occorre vincere, anche se è ben lungi questo dall'essere il match dell'ultimo appello. Ci potrebbe essere però un mese poi da Giassalvi per programmare la prossima stagione. Una partita, diciamo, fondamentale per le sorti, per le nostre sorti, perché comunque vincendo sabato, diciamo che blindiamo la salvezza. Il Pisa è una squadra comunque da non sottovalutare e quindi noi prepariamo al meglio la partita di sabato, cercando di portare questi tre punti che per noi risulterebbero, tra virgolette, la matematica salvezza. Ed il Cus è un avversario storico già dai tempi della C1, non nasconde particolari sorprese. Loro hanno Vasarelli, con Francesco, Borsacchi, poi hanno fatto degli innesti importanti. E Principato hanno preso l'anno scorso, se non sbaglio, quest'anno hanno preso un altro paio di elementi che sono bravi. Comunque è una squadra abbastanza unita, una squadra abbastanza collaudata, quindi non bisogna assolutamente sottovalutare l'avversario. Noi ci arriviamo purtroppo con Liburdi, che ha ancora questo problema al piede, e insomma noi arriviamo per vincere la partita. Tutto qui, ci stiamo allenando bene. E siamo corti, perché ovviamente con la partenza dei due spagnoli e con questi infortuni e con tutto il resto, purtroppo siamo corti, però il cuore azzurro è un cuore grande, l'abbiamo dimostrato in questi anni, quindi io sono sempre fiducioso in questi ragazzi.